Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo nella 23ª domenica del tempo ordinario, la domenica del sordo muto e degli smarriti di cuore. Gesù nel Vangelo fa questo miracolo, guarisce il sordo muto compiendo questi gesti in parte verbali e fatà, apri, sciogliti, in parte molto concreti, gli tocca le orecchie, la lingua, con dei gesti molto molto precisi, e compiendo una profezia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Nei tempi messianici viene detto: il vostro Dio viene a salvarvi, si schiuderanno gli occhi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. Quindi Gesù è colui che compie i tempi messianici. Ora, questo annuncio dei tempi messianici è rivolto agli smarriti di cuore, ci dice Isaia. E io vorrei adesso proprio riflettere su questa doppia possibilità che l'uomo offre a Dio che gli parla. Può essere uno smarrito di cuore, vedremo, questa è un'ottima, come dire, condizione, o può essere un sordo. Coi sordi è un po' difficile entrare, perché appunto non ci sentono, quindi oddio, se fa qualche miracolo è un pochino più difficile. Prima di entrare nel merito, vorrei, se mi permettete, dire qualcosa. Vediamo molte facce di nostri fratelli e sorelle che non sono di Sermoneta oggi, ecco, credo che siano di Caserta. Prima ho un attimo intercettato il capogruppo che diceva, insomma, di fare una cosa un pochino così, però oltre a darvi il benvenuto, che è una cosa molto molto umana, ecco, io sono abbastanza edificato, ve lo dico proprio senza fare nessuna captazio o benevolenze, perché sono quasi 2 anni che sono parlo qui, in questo bellissimo paese iper turistico, nel senso che in certi periodi, tipo anche questi giorni, specialmente da una certa ora in poi, diventa, come dire, un peggio di una metropoli. Però non ho mai visto, questo non vi inorgoglite, un gruppo che venga in massa a messa, scusate la rima, in massa a messa, mai. Questa è la prima volta che accade, quindi questo il colore ci fa anche un pochettino riflettere su una delle cose su cui volevo riflettere un po'. Come sapete, nel mio discorso il Santo Padre Francesco, che è sempre molto, molto originale anche in alcune uscite, ha fatto una catechesi sulla domenica. Ecco, bisogna molto diffonderla questa qui, perché dice che oltre che non andare più a messa, problema molto diffuso, oggi i cristiani non sono più neanche buoni a riposarsi, perché non si riposano. E questo l'aveva già detto San Giovanni Paolo II nella lettera sulla Dies Domini, molto bella, sempre attuale. E il Papa diceva: oggi il mondo è diventato un gigantesco parco giochi, paese dei balocchi, parco divertimenti, capite? E gli uomini, qui c'è qualche riferimento alla seconda lettura di San Giacomo, che parla delle preferenze sui ricchi e sui poveri, che sembra che solo i ricchi sono importanti, invece i poveri possiamo sbatterli da una parte. Gli uomini accumulano soldi, domeniche comprese, qui da queste parti la non troppo, come dire, cospicua presenza domenicale è anche dipendente dalla concorrenza del mercato, perché qui sotto nella valle di Sermoneta tutte le sante domeniche c'è una super fiera mega galattica che blocca il traffico. Io dicevo nella messa precedente, dico, è una cosa fatta bene davanti a Dio che si spende. Io non voglio fare fulmini e saponaroli della situazione, no? Ma è una cosa fatta bene davanti a Dio che si passa la domenica, sapete chi fa quelle cose lì? Si alza alle 4, capite? Tutto il giorno a vendere, a far soldi, pure la domenica, lasciamo perdere la messa, no? Tornerò la sera con la lingua di fuori a casa. E quando si riposa? Dov'è il giorno del Signore? Dov'è quantomeno il giorno del riposo? Dov'è la famiglia? Dove sono gli altri valori, no? E dicevo anche ai fedeli, dico, ma noi dovremmo fare un pochino, sapete, i cristiani non fanno le obiezioni, non fanno le invettive, ma fanno le sane obiezioni di coscienza, no? E com'è l'obiezione di coscienza? Non ci vanno alla fiera domenicale, perché immaginate che non c'è stato nessuno alla fiera domenicale, che non vedono niente, tornano a casa, giusto? Giusto? Quindi secondo me chi ci va alla fiera domenicale
il Papa, non mi ricordo di questo, quello prima, ha detto che la sera bisogna farsi bene l'esame di coscienza, bene l'esame di coscienza, no? Capite? Perché la confessione non può diventare, lo dicevo come ieri sera, nonna ma pappagallo, a confessarci quattro cose che magari siamo mai convinti di fatto veramente, tanto qualcosa che lo dia al prete, no? Poi io dico che ho fatto due chiacchiere, ma neanche troppo spesso, mi sono arrabbiato con la colpa di mio marito che mi ha fatto arrabbiare, non è colpa mia, o la colpa di mia moglie che mi ha fatto, cioè mia moglie mi ha fatto, mia moglie mi ha fatto arrabbiare, quindi chi l'ha fatto il peccato? L'ho fatto io che mi sono arrabbiato o l'ha fatto mia moglie che mi ha fatto, capite, no? Ma quando ci andiamo a confessare dobbiamo andare, andiamo bene a fondo, capite? Interroghiamo profondamente il nostro cuore, è una cosa fatta bene questa davanti a Dio, e qui ci ho fatto provocatoriamente apposta questi esempi, perché allora, voi, cioè, quando si fanno gli esempi, capite? Fino a quando si parla in termini generici, dobbiamo volerci bene, dobbiamo amare il Signore, dobbiamo rispettare la legge di Dio, siamo tutti d'accordo. Bella predica, se è breve ancora meglio, facciamo dubbi la prossima. Quando si fa qualche esempio, noi dobbiamo studiare le nostre reazioni, capite? E qui capiamo la differenza che c'è tra l'essere sordi o smarriti di cuore. Perché che succede? Quando veniamo toccati, guardate che il Papa è veramente un'impressione, il Papa fa il parroco mondiale, capite? Ed è anche molto 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 simpatico, se se ne esce con delle cose che incidono leggermente, perché ti fanno sorridere, ma guardate che sono coltellate sono, Ieri i vescovi missionari gli hanno detto tutti colori, cioè, però veramente belli, veramente. Ecco. Allora, quando si fanno gli esempi, noi veniamo inevitabilmente qualche volta toccati, no? O supponiamo, io adesso ho fatto l'esempio di chi va alla fiera la domenica, o speriamo che non ho toccato nessuno, supponiamo che c'è qualcuno che ha l'abitudine di fare shopping la domenica e lo fa così, senza manco pensarci, non è che sta a pensare, vado perché mi fa comodo. Se io faccio questo esempio, è chiaro che se qualcuno lo fa, lo colpisco nel vivo. E la reazione? Qual è la reazione? Allora, chi è lo smarrito di cuore? Lo smarrito di cuore è una persona che non è fissa, cioè convinta che sta nella verità. A volte sta proprio anche confuso, sta perso, perché fa tante cose, dice, ma starò a far bene o starò a far male? Quindi, questa situazione è una situazione di, come dire, per certi aspetti di miseria, di indigenza, ma anche una situazione favorevole. Perché se il nostro Signore dice, figlio mio, beh, guarda, pensaci, non ti voglio imporre niente, però la luce su questo punto è la seguente, pensaci, tu ci pensi e dici, mi sa che il Signore c'ha ragione. Quindi anche se non mi rendevo perfettamente conto, forse questa cosa che faccio la devo correggere. Fantastico. Capite? Perché dite agli smarriti di cuore il vostro Dio viene a salvarvi, ma Dio non salva tutti. Sì, Dio vuole salvare tutti, ma tutti lo accolgono? Non accolgono tutti. Cosa fa un sordo quando sente dire questa cosa? Ah, sto parlo, mo ci devo andare storto la domenica, mo che c'entra sta cosa? Comincia subito a reagire differentemente, non pensa, ma forse chi lo sa. Pensa semplicemente, no, io non ci vedo niente di male, io faccio bene e quindi chi mi sfruguglia non lo voglio star a sentire. Questo è il sordo, capite? Allora, noi come siamo? E questo dobbiamo dimostrarlo, capite? Mo oggi ci è capitata la domenica, no? Prima ho fatto l'omelia alla messa di prima su San Giacomo, che parla del Dio Santo, non tocchi Dio Santo, pure lì cominci a sorgogliare, dicevo ai fedeli, senti un po', adesso quanti soldi ci sono passati nelle tasche in tutta l'esistenza? Quanti soldi abbiamo guadagnato? Ognuno ce sa gli affari suoi, no? Se oggi mi chiamasse il nostro Signore, io quanti soldi ho dato in elemosina? Sapete che molte elemosine sono anche detraibili, informatevi dei vostri parroci, perché molte sante organizzazioni cattoliche alla fine dell'anno ti mandano un bel resoconto e se pagano un sacco di tasse in meno, perché è giusto che se io condivido volontariamente parte dei miei beni, ho pure le detrazioni. Non vi sto suggerendo un modo per non pagare le tasse, sto facendo l'esempio, però
quanti soldi ho dato in elemosina. Non è una cosa da niente, perché i beni che il Signore gli ha donato, vi ricordate la parabola del ricco e buloni, no? Il ricco e buloni che faceva di male? Se guadeva tutte quante le cose per sé, c'aveva un poveraccio, uno straccione, e manco se ne accorgeva. Ma non è che ha fatto qualcosa di male, non ha fatto qualcosa di bene, non ha aiutato uno che stava morendo di fame, capite? Voi sapete che se io conto fino a tre, uno lo voglio mandare per storto la domenica, diciamo, questi poveracci di casetta, diciamo, chi ce l'ha fatto fa? Ma se io conto fino a tre, dico uno, due, tre, purtroppo, non lo vorrei dire questa cosa, un bambino è morto di fame, perché delle centinaia di migliaia di poveretti che muoiono per denutrizione, facendo una media, ne muore uno ogni tre secondi. Allora, se io muoio oggi, posso dire, signore mio, mi posso salvare tutti quanti, insomma, perché non sono mica Rockefeller, ma un centinaio non sono morti di fame, grazie a quel poco che ho potuto condividere, sia del superfluo, sia anche facendo attenzione a non sprecare troppo il bene, perché gli sprechi non si fanno figlioli di carriera. Sempre il Papa, perché il Papa non è che chiacchiera solo su queste cose, ogni tanto dà qualche buon esempio. Voi sapete che il Papa, nelle parti in cui gira, si sa dove, a Santa Marta, se qualcuno lascia la luce accesa, si alza e la spegne l'interruttore. È tirchio il Papa, è spidorcio. Qual è il significato di questo gesto? Anche la luce è un bene che Dio mi ha donato. La luce deve stare accesa perché dobbiamo goderla, ma se non c'è nessuno in una stanza, la spengo, perché non spengo. E se io risparmio un pochino, non risparmio un pochino perché sono come Molière, che riesco a lavarlo, no? E dico, ah, devo prendere tutti i soldi, non si risparmia neanche un centesimo perché dopo non posso andare alla nuova attrazione del parco giochi. Ma perché se risparmio qualcosa, mando 10 euro e do un pasto ai bambini della Jugoslavia. 10 euro costa un pasto ai bambini della Jugoslavia. Se spengo tutte quante le luci su vento, non hanno 10 euro risparmiati. Capite? Lo stile, no? Allora dobbiamo fare attenzione, concludo, perché siamo sordi o siamo smarriti di cuore? Quindi quando ascoltiamo qualche invito, no? Quando il Signore ci dà la grazia di qualcuno che ci dice una parola, anche che ci sollecita un po', che ci pungola un po', no? Come reagisco? Capite? Perché se uno parla della purezza, se uno è lussurioso, comincia a fremere. Se uno parla della domenica, se uno fa messa la domenica, comincia a fremere. Se uno parla del perdono e io sono, ce l'ho a morte con qualcuno, comincia a fremere. Se uno parla del chiedere scusa e io magari non sto riconciliato con una persona che ce l'ha con me, basterebbe che gli vada a chiedere scusa e questo fa pace, e uno dice, capite voi, no? Segno della pace, vi siete mai chiesto perché facciamo il segno della pace come della comunione? Ve lo siete mai chiesto? Perché dobbiamo fare la sceneggiata e cominciare a fare tutta la chiesa a fare baci in braccio a destra e a sinistra? Assolutamente no. Quello è un gesto, come ha spiegato il Cardinal Müller, in un'istruzione che aveva un paio di anni fa, sottoscritta dal Papa, perché facciamo la pace di vedere la comunione? Perché se io non sto in pace con tutti, come scrive San Paolo, come faccio ad andare a fare la comunione? Cioè, io vado a ricevere Gesù, tra l'altro ho aperto anche tutti quanti, vediamo la comunione sotto le due specie, per percepire il segno sacramentale che tu partecipi al sacrificio in atto, capito, di Gesù, il corpo bagnato dal sangue, perché Gesù crocifisso in croce il sangue lo perdeva, cioè non è un simbolo quello che facciamo, no? Cioè tu vai a comunicarti con colui che è morto perdonando i suoi nemici, pregando per quelli che lo ammazzavano, e non ti parli con tuo fratello. Ma come si fa? Cioè gli fa pace. Non vuole far pace, se non vuole far pace a noi, tu ci hai provato, è un altro discorso. Però la coscienza tu la devi sollecitare. Allora la Chiesa intelligentemente dice, prima della comunione, la pace, perché nel vicino ci sono tutti. Amici, simpatici, antipatici e nemici. Voi sapete che noi cristiani non ce li abbiamo i nemici, cioè c'è stato anche il nostro nemico, ma devono essere nemici perché loro non ci vogliono vedere, non perché io non li voglio vedere. Perché il mio cuore è aperto a tutti. Se qualcuno non mi vuole, non lo posso menare. Ma per quanto riguarda da me, è aperto a tutti, capite? Basta. Il Signore ci doni la grazia di poter essere sempre aperti. Se siamo smarriti, non c'è un problema. Se siamo sordi, chiediamo al Signore che ci apra le orecchie perché possiamo sempre essere aperti all'ascolto della Sua parola.
siano lodati Gesù e Maria. Oggi è sempre sia lodato.